Buongiorno ragazzi, le campane oggi erano perché ho il nuovo progetto. Ho il nuovo progetto che non partirà oggi, parte lunedì, sarà un progetto, non vi dirò conficcanza, non vi dirò fighissimo, vi dirò semplicemente assurdo, fuori di testa, da malati, ma proprio, cioè, da avere le pigne nel cervello. Non so neanche perché mi sono messo in testa di fare una roba del genere. Un progetto difficilissimo, lunghissimo, per cui avrò pochissimo tempo e soprattutto so già massacrante, ma non vi dico niente perché non ho ancora definito i dettagli. L'unica cosa che vi dico è che, a differenza degli altri progetti, guardate che bella com'è, come, mamma mia, funziona benissimo, è divertente. Ieri guardavo da di là le telecamere di qua e guardavo le telecamere attraverso le telecamere nelle telecamere. Dicevo, a differenza degli altri progetti, questo sarà, quello di lunedì, un progetto ad altissimo tasso di fallimento, ma proprio altissimo, perché non ho assolutamente idea se viene quello che ho in testa e non ho modo di fare una simulazione. E siccome, come dicevo, ho pochissimo tempo per realizzarlo, perché settimana prossima ho anche un sacco di appuntamenti, per cui non sarò sempre in lab e ho una scadenza precisa per realizzarlo, a differenza delle altre volte, ma vi spiego tutto lunedì. Devo muovermi e andare a prendere anche il materiale per il progetto lunedì. Ma prima vorrei fare, non posso ancora girare la camera, sistemare i condizionatori. Quindi mettere il modulo wifi e attaccarli alla domotica. Sullo scatolotto niente da dire. Scatolotto wifi, cavetto e istruzioni. Peccato che le istruzioni non riportino minimamente come installare lo scatolotto all'interno dello split. O meglio, so che va agganciato alla scheda, ma non ho idea di come accedere alla scheda. Quindi direi che faccio una mini ricerchina in internet. Comunque è normale che non ci sia scritto come installare uno split, perché è modulo e compatibile con vari split, quindi probabilmente troverò le cose sulle istruzioni dello split. Faccio una mini ricerca in internet, poi ciappo sulla scala, ciappo su un cacciavite, tiro giù le valvole come piace a voi e poi ci vediamo in camera. Non serviva lavorare al CERN di Ginevra per capire come si toglieva la copertura dello split. C'erano due viti e due agganci sopra. Rimetterla su magari è un po' più complesso. Per quanto riguarda invece l'inserimento della schedina, anche qua è veramente a prova di idiota. Pratica molto semplicemente: questa è la scheda dello split. Lì c'è un connettore dove va attaccato questo. Poi gli va fatto fare bene tutto il giro del cavo in modo tale che poi questo possa essere messo qua sulla copertura davanti. Niente di eccezionale. Secondo me la vera merda invece arriverà quando ci sarà da connettere la parte software. Lì ci sarà la vera merda, anche se ho visto che ci sono due applicazioni della Daikin, una fa schifo, l'altra un po' meno. C'è Working Brother in diretta che mi sta, in diretta nel senso che risponde alle storie in diretta, che mi sta dando i consigli: ma tesoro, sei in ritardo, sono pronto a rubarti il lavoro. Adesso ti rubo il lavoro, sì, sicuro, pulizia di condizionatore a manetta, guarda com'è bello pulito. Ecco, guarda, è pulitissimo, come se fosse nuovo, non sarà mai più così pulito. Mai, perché poi lo sai che io la pulizia me la dimentico. Detto fatto, il modulino è al suo posto, adesso qua, questo qua. Adesso ridò alimentazione a questo split e vediamo come cazzo è fatta quest'app. Allora, prima di mettermi a smadonare con l'app, rispondo a Simone mentre mi faccio un caffè, che mi chiede perché ho optato per quei moduli più costosi, due, piuttosto... Ho finito il caffè. E niente, faccio un decaffeinato. Perché quei due moduli più costosi, piuttosto che un RM4, che è quello che vi dicevo l'altra volta, Wi-Fi infrarosso, che può controllare i condizionatori, la televisione e tutto. Allora, il fatto che possa controllare tutto a me frega c***o. Ma l'avevo anche già fatto sto ricorso, ma lo ripeto perché capisco che non tutti possano vedere le storie e lui mi ha rifatto la domanda. Lì non ho da controllare nient'altro a infrarossi che i condizionatori. Poi io ho due condizionatori. È vero che hanno lo stesso codice, avrei potuto con un solo di quelli controllarli entrambi. Ma un convertitore wifi infrarossi non è domotica. È un telecomando senza fili. Io la vedo così. La domotica è un controller attivo che mi restituisca un'informazione. Quei moduli mi restituiscono l'informazione se lo split è acceso o è spento,
a quanti gradi è, come vanno le ventole, come sono direzionate le alette. Questa è domotica. Non avere un infrarosso che dà telefono, che da telefono cambi quella roba lì, cioè accenda quella roba lì, non è domotica così. Senza contare che con questo, se accendo con l'app e spengo con il telecomando, l'applicazione la apro e mi dice che lo split è spento. Se invece uso l'altro modo, quello che mi stai suggerendo tu, lui è esattamente come il telecomando, dà solamente un input, non legge niente, quindi io se spengo da uno e accendo dall'altro fa solo casino. Per me non è domotica quella, quella lì è niente. E poi, e affronteremo questo discorso in maniera più ampia quando inizierò a mettere la domotica in laboratorio, che comunque succederà a breve perché un laboratorio è in casa. La domotica per me è tale quando te la dimentichi, quando fa le cose al tuo posto o quando mi permette di fare combinazioni di più cose assieme, non quando accendo la luce dal divano. Quello è senza fili, come dice Fab the Common Man. Non è domotica, quello è un interruttore senza fili e non c'è magia, non c'è ficcanza. Viceversa, una scena, immaginate, io mi siedo sul divano, accendo la televisione, accendo Plex, il mio server di domotica rileva che c'è acceso Plex, quindi sto inevitabilmente guardando un film, spegne certe luci, ne accende altre, mette l'aria condizionata su quiet in modo tale che faccia poco rumore, magari accende un gioco di LED per avere l'atmosfera giusta, porta fuori i cani a pisciare così non rompono i coglioni e piazza sulla bocca di Anna tutto un bel pezzo di scotch così posso guardare il film. Questa è domotica. Ok, tutto funzionante, metto qua così almeno mi viene anche il torcicollo, perfetto. E l'applicazione si chiama Onecta, non va scaricata l'altra che vi indicano sul foglietto illustrativo che è vecchia e fa schifo. Onecta funziona, è in realtà una sorta di SmartThings di Samsung, ma per loro, quindi puoi aggiungere tutti i prodotti Daikin. Ho già visto che c'è il controllo spento acceso in base alla fascia oraria e tutte le varie funzioni. L'unica cosa che manca per questo è Comfort, che invece c'è dal telecomando, cioè in pratica la linguetta viene messa verso l'alto in maniera fissa e fa piovere il fresco dall'alto. Non so perché nell'app non ci sia il controllo comfort, però poco male, tanto io lo lascio sempre in questa. Quindi una volta piazzato da telecomando, poi questo qua si spegne, si accende, non ci pensa più. Dopo vedrò di inserirlo in home bridge, anche se in realtà dovendolo poi sostituire non ha molto senso, no, non lo farò. Come al solito tutto al contrario di tutto. No, non lo metterò in home bridge, per adesso imposterò accensione e spegnimento a fascia orarie perché saranno diversi. Si accenderanno entrambi alle 11, saranno accesi tutte e due fino a mezzanotte e poi questo a una temperatura più alta e quello è spento. Anche se ho visto che l'applicazione in realtà anche qua è domotica a metà, nel senso posso impostare, ovviamente lui ha il sensore di temperatura ambientale, ovviamente. Però di per sé lo usa solo per darti un'informazione, tu non puoi dirgli quando il sensore di temperatura ambientale supera una certa soglia accendi il condizionatore, che è una bella stronzata. Magari con Home Assistant, che legge tutti i sensori dentro questi, magari non che sia veramente necessario, però è sempre per dirvi quanto fanno questi produttori qua, fanno le applicazioni, puoi sì accendere, spegnere, programmare, regolare le ventole, ma è come usare un telecomando sul cellulare, non è domotica. Se io potessi dirgli superati 30 gradi, ce ne sono 34 al momento in questa stanza, fai partire il condizionatore fino a quando non abbassi. Quindi una via di mezzo. Adesso a me poco frega, bastava avere solamente gli orari e basta, niente, è stato facile. Adesso posso fare al volo l'altro e poi andare a comprare il materiale per il progetto lunedì. E anche il secondo è andato. Allora, ora un paio di aggiustamenti, tipo mettere i pi fissi a quei due. Tutto un lavoro che dovrò rifare quando aggiungerò il router, che ancora non mi sono deciso. Dicevo che ancora non mi sono deciso a prendere. E Diego mi dice invece che ha poco senso, essendo inverter, spegnere il secondo, accendere e spegnere il secondo, è meglio trovare una temperatura equilibrata. A livello tecnico hai ragione, Diego. Però mi fate impazzire quando ragionate sulla carta e non nella realtà. A livello tecnico è vero, ha poco senso accenderlo e spegnerlo. Peccato che quando vai a letto, il secondo split, quello proprio dal lato letto, anche se alzi le bocchette in alto, rompe i coglioni. Per quanto tu le alzi, l'aria ricade e ti batte proprio qua e rompe le palle. Quindi mentre dormo, mentre sono in stanza, preferisco tenere acceso sempre l'altro. Non è solo l'altro, non è sempre solo una questione di tecnicismi. Ora, contrariamente,
In realtà mi specifica ora Diego nel suo messaggio che il suo messaggio era: non ti conviene dire che accenderlo la sera, tenerlo acceso tutto il giorno in modo che vada di temperatura? Secondo me no, perché nella stanza ci stiamo solo di notte. Non lo tengo acceso, cosa? 17 ore in più perché vada in temperatura. Lo accendo 3 ore prima di andare a letto. Cioè, meglio 3 ore a tuono, che poi a tuono non va, perché comunque la tengo 2 gradi, 5 gradi sotto la temperatura esterna, piuttosto che 17 ore a vuoto senza che nessuno sia dentro. Per me non ha senso. Dicevo, ora, ricontrariamente a quello che ho detto prima, gli aggiungerò un bridge perché, per quanto io poi debba spostare tutto su Home Assistant, l'altra menata che dimentico sempre di avere tante applicazioni di domotica per ogni produttore non è solo la scomodità tua di quando devi andare a comandare qualcosa che devi aprire la relativa app, è anche il fatto che devi poi dare accesso alla singola abitazione della singola app alla stronza che abita con te, e quindi anche lei si deve fare un account e poi si lamenta e poi rompe i coglioni. Quindi tanto vale riassumere tutto sotto l'unica legge di HomeKit, così almeno anche lei che ha già l'accesso usa solo quella, che tanto poi non usa perché fa sempre casino e non sa mai cosa deve schiacciare. Per cui adesso vedo se HomeBridge supporta quello lì. Ok, è stato abbastanza stupido da fare e, come non immaginavo, in realtà rileva anche tutti i sensori dell'umidità e della temperatura, perché è possibile fare azioni con umidità e temperatura che con l'app originale Daikin non si può fare. Adesso faccio l'automatizzazione e spegnimento accendimento di stasera e poi sto lavoro è finito. Tutto fatto, ci è voluto praticamente niente, e devo dire che con mia grossa sorpresa, al di là di HomeBridge, parlando proprio ancora di HomeKit, questo viaggio sulla domotica sarà lungo, ragazzi, ve l'ho detto, perché devo scoprire bene e capire come voglio regolare le cose. Contrariamente a quanto pensassi, HomeKit consente automatizzazioni complesse in maniera semplice con una bella grafica. Quindi, dato che il grosso problema di HomeKit sono semplicemente la quantità di sensori limitati che risolvi con HomeBridge, e HomeKit al plus di avere una grafica fantastica ed essere a portata di iPhone o di Apple Watch per chi non lo tiene nel cassetto come me, perché dovrei rompermi i coglioni con Home Assistant? Cioè, continuo a chiedermelo. Perché rompermi le palle con Home Assistant, che è ostico? Boh, indagherò. Ad ogni modo, cava da letto, condizionatori a posto, già fatta tutta la programmazione, non l'ho fatta su una base di una temperatura, ma l'ho fatta semplicemente sulla base oraria, come vi ho detto prima. Ho guadagnato umidità e temperatura in camera da letto, che pensavo di dover aggiungere con quegli scelli, e invece sono già nel condizionatore, anche se spento lui rileva la temperatura. Perfetto. L'impianto grosso so già che non sarà collegabile alla domotica, perché avevo dato un occhio alle specifiche del vecchio preventivo. Ovviamente un impianto del genere non ha il telecomando, ha il pannello a muro per essere controllato, che è compatibile col Bluetooth, quindi non so se HomeBridge possa fare qualcosa con Bluetooth, non lo so. Ma ci penseremo se e quando farò il lavoro. Ora, io non ho voglia di fare un cazzo, però devo andare a prendere il materiale per domani. Vado a prendere il materiale per domani, magari prima mangio anche qualcosa, e poi, dicevo, vi fa vedere il materiale, non il progetto, solo il materiale. E poi direi che posso anche rilassarmi, aspettare che faccia buio e tagliare l'erba. Per cui dicevo che d'ora in poi non mi massacro più a tagliare l'erba tutta la un mulo da soma. Il sabato sera taglio un lato, si ricaricano le batterie durante la notte, poi taglio l'altro. Quando me ne sveglio. Va bene, ho cazzeggiato abbastanza, dopo due gelati, due sono un ciccione di merda, dopo due gelati posso le campane sul ciccione di merda. Posso andare a prendere il materiale per il lavoro di lunedì. Quindi sono venuto in laboratorio apposta, perché devo uscire di là solo per fare momento brico. Perfetto. Ci vediamo tra un po'. E per il momento il portavoce dell'FBI non ha lasciato alcuna dichiarazione. Il quantitativo di plutonio mancante era contenuto in una cassa, e secondo le voci quella cassa è sparita. Ormai è un must, non posso mettere piede al Brickman senza incontrare uno di voi. Sto giro era il turno di Matteo. Ha fatto una bella chiacchierata, ci siamo fermati, ma per me risulta sempre un po' inquietante quando mi fermate nelle corsie. Però ho
ho trovato tutto quello che mi serve. Non esattamente quello che volevo come modello, ma non è che fossi alla ricerca di un modello ben preciso, ma come quantità sì, e siccome la quantità è importante, non è che io avessi poi molta scelta. E sì, c'è. 10.000 viti 3,5x35 da cartongesso, a dire la verità 10.000 e spicci. Queste bellissime viti qua, autoforanti per cartongesso, con la testa, dicevo, se la inquadra, con la testa era 7 mm di diametro, che è quello che serve a me. Ora, non dico 10.000 a caso, sono proprio 10.000, perché sono 10 confezioni da 1.000 pezzi più gli spicci, perché ho preso anche una bustina di quella assortita, che poi assortita per me non è, da 4,50 euro, che costano molto di più rispetto al totale, ma a me ne servono esattamente 10.000, e il terrore che ne mancasse qualcuno in qualche scatola era troppo. E dato che, come vi ho detto stamattina, ho tempi strettissimi per questo lavoro, non ho nessuna intenzione di tornare al brico. Il materiale per il prossimo lavoro in realtà è tutto qua. 10.000 viti. Punto. Eh sì, un pezzo di MDF, ma quello ce l'ho. Manca anche in realtà qualcos'altro per la finitura, però è tutta roba che dovrei avere in casa qua nelle scatole. Ora, per iniziare, non mi dispiacerebbe iniziare oggi, perché c'è prima una parte da fare preparatoria, ma prima di quella è meglio che io definisca bene bene il progetto. Prima però voglio aprire queste scatole qua e vedere come sono di volume 10.000 vite in un secchiello. Vediamo se trovo un secchiello, ci mettiamo dentro 10.000 vite. Poi vado a fare la parte di progettazione, così definisco il tutto bene, e poi se riesco, se faccio in tempo, inizio già oggi con la parte quella propedeutica, diciamo. A differenza delle altre volte, questa volta non saprete niente fino alla fine. Non perché ci sia dello spoiler, ma perché secondo me viene meglio così, o meglio così, se non viene quello che dico io voi non lo sapete, io non faccio figura di merda e vado sul velluto. Troviamo un secchiello, magari c'ho il, come si chiama, il coso del mocio. E queste sono, come risultano, 10.000 viti da cartongesso, o anche dette, arca di quella, 18,8 kg. Adesso capisco perché mi sono sfondato la mano a portarle giù dal furgone. Adesso capisco anche perché la cassiera mi ha detto: guardi, le do il sacchetto più grosso, quello di plastica non tiene. Ad ogni modo, francamente, a vederle così capisco che ho già avuto un'idea del cazzo. Non mi passerà più. Se poi iniziano a cadermi, non mi passerà più a avvitarle tutte. Vabbè, vado a definire il progetto. Se ci vediamo, ci vediamo più tardi. Non c'è gusto avere a che fare con voi, ragazzi. A parte qualcuno che ha detto: se con le 10.000 viti devo fare un letto da fakiro, avete indovinato praticamente tutti. Anche perché non è che fosse proprio una, non è che è proprio una cosa innovativa. Devo fare semplicemente un quadro di screw art fatto con le viti, così testo per bene le batterie del nuovo abitatore Festo, ma di questo ve ne parlo direttamente lunedì. Il soggetto ancora non ve lo dico, e probabilmente non lo vedrete fino alla fine, per chi non sapesse cos'è, è una roba tipo quella della foto qua. Mi è sembrata un'idea abbastanza ficcante per non fare la solita recensione del trapano e fare un test un po' più massivo rispetto a quello che è stato l'utilizzo di queste 3 settimane che ce l'ho in mano. Vediamo se si fonde. Ad ogni modo, io sto definendo tutti i vari dettagli e le cosine, perché comunque c'è parecchia matematica dietro un lavoro del genere, e soprattutto sto cercando di farmi il preforo alla CNC per tutte le viti per avere la sicurezza di metterle dritte, ma devo capire bene la cadenza. Poi lunedì vi spiego tutto in dettaglio quando lo incomincio, se mi lasciate andare avanti. Scherzi a parte, ragazzi, 10.000 sono tante. Stavolta ho cagato di fuori, faccio anche fatica a far fare il calcolo alla CNC per fare il preforo, cioè 10.000 sono veramente tante. Mi sa che sarò costretto a dividerlo in 4, cioè 4 blocchi da, perché comunque il totale è 1,20 m x 1,20 m, 4 blocchi da 60x60, così da fare lavorazioni a parte e poi riassemblare il tutto. Ok, dovrei aver trovato la quadra tra dimensione della testa della vite,
dimensioni del pannello, numero di viti, CNC per fare il preforo, perché comunque voglio farmi il preforo per ogni singola vite in modo tale da andare dritto, ma non tanto da metterci i secoli con la CNC. Alla fine era un problema di memoria gestire tutta la dimensione, perché doveva calcolare tutti i punti, quindi è bastato dividerlo in 4 ed è fattibile. 4 pezzi da 60, 10.000 fori totali, ogni pezzo 2 ore e 11 di lavorazione. Per cui, però il bello è che mentre faccio un pezzo posso fare un altro. Insomma, sarà un lavoro bello complicato, sarà tosto dal punto di vista fisico, perché comunque se non fonde il trapano mi fonde il dito. È difficile perché oltre a un aspetto tecnico c'è anche un aspetto artistico che non è detto che io abbia, non è detto che abbia quella sensibilità artistica lì, per cui è tutta da provare. Per chi ancora non avesse capito di cosa sto parlando, andate a vedervi i lavori del massimo esponente americano di questa corrente artistica nuova, diciamo contemporanea, Andrew Myers. Vi lascio il link, fa dei lavori veramente stupendi e come vedete c'è tutta la questione del basso rilievo da fare con le viti che non è una... Il soggetto, come procedere, tutto, perché comunque ci vuole anche metodologia, lo vediamo direttamente lunedì. Di sicuro non farò un ritratto, o come qualcuno ha detto, il ritratto di Anna, o come qualcuno ha detto, un ritratto dei cani. Ma che cazzo. Io ora, come di consueto, vado a farmi una birra. E vedo domani di riposarmi tra il taglio erba e chissà che cazzo vuole fare Anna, in modo tale da arrivare fresco per questo lavoro lunedì, perché ho veramente poco tempo.